di questo imbroglio. Siamo con il gobbo che lui piace. Incuriosita sta dicendo, piace... ma questi come fanno? Sergio, senti, questi come fanno? Scoperto come fanno. Sono imbroglioni. Sono imbroglioni ai massimi livelli. Perché poi la verità viene sempre fuori. Viene sempre fuori. Siamo imbroglioni. E viene fuori l'autore di questo imbroglio. E lui l'ascolta, eh? Per lui è un guru. L'autore di questo imbroglio si chiama Andrea Butti. E chi è sto Andrea Butti? Chi è questo qui? Andiamo a scoprire chi è Andrea Butti. E ci accorgiamo che quello che organizza il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Dal 2002 al 2013 assunto a tempo indeterminato dalla FC Internazionale di Milano. Cioè hai capito? È vero? Dal 2007 è vero. Al 2012 team manager della prima squadra. Ma veramente? E quindi tutti quanti voi potete fare la ricerca e vi accorgete chi è questo Andrea Butti, quello che fa i calendari della Serie A. Oh la Madonna! E quindi? Fa i calendari della Serie A, è un ruolo in federazione molto specifico e particolare. Si chiama Head of Competition, capo della concorrenza della Lega Serie A, non della FGC, della Lega della Serie A. E questo fa pure interviste a Calcio e Finanza, potete verificarlo. Spiega come funziona il calendario di Serie A dell'Inter. Ecco come si fanno i calendari. Il calendario dell'Inter. Questo nome, fate Calcio e Finanza, calendario Andrea, dell'Inter, e leggete anche la sua intervista che vi spiega come si fanno i calendari. Dio buono. E allora? Ora mi chiedo, che cazzo vuoi? Ma davvero è possibile che tutti gli scandali del calcio italiano a favore dell'Inter vengano dall'interno dell'Inter? No. Questo è uno scandalo di proporzioni bibliche. Guarda come è concentrato. Perché sto gol, piace. È in discussione che questi hanno sempre un calendario a favore. Abbiamo e non ho indugiato sulle settimane dove loro sono presenti in Champions League. Ascoltiamolo meglio. Ciao. Quali sono le squadre che vanno ad affrontare e quali non affrontano? Siamo dei farabutti. Ma era talmente, diciamo, come viene la parola? Sospetto. Che l'Inter le prime quattro giornate ne avrebbe fatte tre tre in casa. Ah. Ed era una macchinazione. Macchinazione, Stella. Particolare. Perché? Che francamente, cioè, oh, ci si rimane senza parole, ci arrivano a sto punto. Pensa te, le prime tre giornate in casa. Allora come fate a siamo non credere? Farabutti. Come fate a non pensare alla macchinazione di questa gente? Farabutti, siamo dei farabutti, vero? Un club siamo fallito. E il primo istituto a verificare il fallimento è proprio la Lega di Serie A e poi la FGC. E se noi scopriamo che nella Lega di Serie A uno dei più grandi manipolatori, cioè hai capito che questo fa queste pause perché non sa che cazzo dirigente dell'Inter, questo come qui è capitato con Calciopoli, con Guido Rossi, coglione. Come è capitato con Coloriani, è un coglione che andava in federazione e andava sulla panchina. La cosa bella che adesso lui, gira lui l'ascolta perché su Twitter, non su Twitter. Ciao Stella.